Una buona giornata ai nostri telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Daytime. Noi, come sempre, vi invitiamo a condividere sulla nostra pagina Facebook la diretta della nostra trasmissione ed a condividere con noi questa mezz'ora di puntata ed inviarci dei messaggi. Iniziamo subito con la lettura dei quotidiani, ma prima ho collegato da Napoli a sorpresa, ma non troppo, il nostro direttore Salvatore Walter Pompa, che è con un ospite dietro. Vediamo un bello Guasqua, Buongiorno, dove il buongiorno gatto Mimmo, Dante buongiorno a te e Alighieri. ai nostri telespettatori. Vogliamo subito addolcire la nostra mezz'ora insieme. Facciamo con un viaggio all'interno del mondo del cioccolato. Grazie a Davide Maglietta, grazie all'azienda Gaia Odin, abbiamo l'occasione di raccontare anche delle storie produttive importanti, a partire da questa azienda che è nel cuore della città di Napoli. Parleremo dell'opera che è alle nostre spalle, che raffigura Dante nei 700 anni dalla sua scomparsa. Ruberemo al poeta alcune delle frasi, anche quella del giorno. Prima però, per introdurre i nostri telespettatori, i nostri utenti del web al mondo del cioccolato, ci facciamo raccontare proprio da Davide Maglietta che cosa c'è all'interno di questa struttura che il prossimo anno festeggia 100 anni. Esatto, sì, buongiorno a tutti, benvenuti qui da noi in questa, diciamo, piccola realtà campana, di tradizione napoletana. Innanzitutto, il nome, Gai Odin, perché? Perché i due fondatori erano due piemontesi che nel 1890 vennero a Napoli, Isidoro Odin e Onorina Gai, ed aprirono questa piccola fabbrichetta che all'inizio era qui vicino. Noi siamo al centro di Napoli, era qui sui gradoni di Chiaia. Nel 1922, appunto, cominciarono la costruzione di questo opificio, che è l'attuale opificio, che è al centro, proprio via dei Mille, e impiantarono qui la produzione, costruendo anche il palazzo adiacente, dove misero ad abitare un po' tutte le maestranze. E col tempo, appunto, inizio nel 1900, Napoli era una città, diciamo, splendente, e quindi ebbero successo, e questo successo poi si è riverberato nel corso del tempo. Nel 1960 Isidoro Odin, ormai anziano, novantenne, con nessun parente che volesse prendere le redini dell'azienda, fu costretto a cederla e la cedette alla mia famiglia. Quindi dal 1960 la mia famiglia, prima con gli zii di mio padre, poi con mio padre e adesso con noi tre, fratelli, mio cognato e la supervisione di mia madre, portiamo avanti questa azienda. Famiglia Maglietta che ci consente stamattina, mi spiace per gli spettatori, cercheremo di trasmetterlo, ci consente di respirare il cacao, ci consente di entrare nell'artigianalità di Non so alcuni se prodotti. attraverso il Ci cavo stesso proveremo, ci proveremo. si può sentire. Comunque noi viviamo, tra l'altro viviamo appunto nel palazzo, e siamo accompagnati dolcemente da questo odore di cacao, perché tra l'altro noi partiamo dalla fava di cacao che noi importiamo dal Venezuela, di una qualità pregiata, che è il criollo. E lo lavoriamo, quindi lo tostiamo, lo raffiniamo, lo maciniamo e poi lo aggiungiamo agli altri ingredienti. Come anche lavoriamo le nocciole, che sono delle nostre terre, le mandorle, che sono le nostre terre, che vengono tostate e poi appunto raffinate per creare i vari impasti che poi accompagnano il cioccolato. In un secondo intervento parleremo dell'opera che è alle nostre spalle. Prima di ridare la linea allo studio, Guy Odin, presente nella città di Napoli con diversi punti, anche nelle realtà di Milano e Roma, in questo momento di lockdown fondamentale, l'apporto del commercio elettronico. Sì, certo, appunto noi, la nostra rete vendita
era strutturata su questi punti vendita. Già da un paio d'anni abbiamo dato impulso all'e-commerce ed è venuto proprio, diciamo, è tornato utile in questo periodo. L'anno scorso la Pasqua fu una tragedia per la nostra azienda, perché ovviamente la Pasqua è uno dei momenti clou della nostra produzione. Dovendo stare fermi, bloccati, eccetera, è stato veramente un trauma. Quest'anno fortunatamente è un po' diverso, anche se siamo in zona rossa, proprio i negozi, i punti vendita sono aperti e comunque, diciamo, con l'e-commerce è ovvio che c'è una grossa valvola di sfogo per noi. Grazie a Davide Maglietta, noi racconteremo Mimmo nel secondo spazio qui da Napoli di Dante e della sua presenza su questa splendida opera. A te. Grazie Salvatore, grazie al nostro ospite. In attesa di collegarci con Napoli, iniziamo la lettura dei principali siti internet, dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, l'allarme sparatoria in Colorado, in un supermercato, 10 morti, uno è un poliziotto. Strage, l'America aspetta Biden. Emergenza Covid, vaccini preoccupano i ritardi, mancano 1,7 milioni di dosi, le scorte sono quasi esaurite. In alto, vaccino sperimentale reitera per caro figlio, so benissimo. Burioni, come si fa a dire che un vaccino è efficace e sicuro? Scuole, Bonetti, dopo Pasqua valutiamo l'apertura delle zone rosse. Lasciamo Corriere.it, ANSA Campania, Napoli ospedale sotto pressione, quasi tutti pieni. Cresce la pressione sugli ospedali napoletani per il Covid-19. Al Cotugno c'è un posto libero in terapia intensiva, mentre la subintensiva è piena e la degenza è al completo stabilmente. Con un nuovo ricovero appena c'è una dimissione. Vaccini a Napoli, 59% dei sanitari oggi assenti a dose AstraZeneca. Anche gli operatori sanitari a Napoli dimostrano una forte diserzione rispetto al vaccino AstraZeneca. Continuiamo a scorrere la pagina. Coiffeur ed estetisti a Napoli in 60.000 a rischio. Ieri si sono presentati in 300 circa parrucchieri, estetisti, centri estetici di Napoli e provincia davanti alla prefettura partenopea per denunciare perdite per 20 milioni e lavoro a rischio per 60.000 addetti al settore. Elezioni amministrative a Benevento, Mastella lancia l'app e chiama Clemente. Da ANSA Campania a ilgiornale.it, una dose ogni anno o ogni 5, l'ipotesi di un vaccino a vita. Gli artefici del siero Pfizer sono sicuri, il virus non sparirà. E l'antidoto non protegge per sempre. Cambiamo argomento, la RAI chiude contratto a Scanzi. Il caso Scanzi dai PM è stato aperto il fascicolo. Figliuolo ora accelera davvero, via 1 milione di dosi Pfizer per regione. Poi ci si chiede come mai la Cina non vaccina. Vaccini, svolta in Lombardia, Fontana cambia vertici di aria. Saluti dalla campagna, siamo ad Erchie, piccola frazione del comune di Maiori, una località balneare molto gettonata d'estate. Accadde oggi, il 23 di marzo, siamo sul sito della nostra televisione www.telespazio1.it, il Papa fa visita al Papa a Castel Gandolfo. Il 23 marzo del 2013, Papa Francesco, a pochi giorni dalla sua elezione al soglio pontificio, va a Castel Gandolfo a fare visita al Papa Emerito Benedetto XVI.
le immagini fanno il giro del mondo, ecco, un'istantanea, e spingono alla riflessione più profonda sui limiti della condizione umana e sulla immensità della testimonianza di fede rappresentata dall'incontro tra i due. I compleanni di oggi festeggiano gli anni Silvano Agosti, Franco Battiato, Corinne Clery, Domenico Di Carlo, Alain Elkann, Anna Fendi, Francesco Ferrante, Salvatore Ficarra, Serena Grandi, Ionella Ligresti, Anna Maria Malipiero, Piero Mazzocchetti, Valentino Picone e Amanda Plummer. Siamo alla viabilità in Campania, siamo sulla tangenziale di Napoli, ma a proposito di Napoli interrompiamo la lettura delle notizie per ridare la linea al nostro direttore Salvatore Vapompa. Beh, sì, Mimmo, non per un aggiornamento sul traffico dalla tangenziale, ritorniamo direttamente al centro. Io ringrazio il nostro ospite per averci raggiunto, Massimo Schisa. Siamo all'interno di Iodin, siamo all'interno di una fabbrica, ma di un contenitore davvero di tantissime dolcezze, di tantissime emozioni. Una battuta prima di passare al nostro Dante, al nostro ospite Innanzitutto d'eccezione. benvenuti in fabbrica, regno delle persone golose, immagino che nonostante la mascherina vi profumi Sì, il cioccolato assolutamente sull'arrivare. sì. A proposito di cioccolato, in questo momento in cui abbiamo bisogno di un qualcosa in più, parliamo un attimo del valore del Assolutamente, il cioccolato in questo cioccolato, momento. al di là di tutti gli aspetti nutraceutici che comporta, diciamo, il nostro cioccolato poi in particolare ha una tostatura a legna molto lenta che permette, diciamo, la conservazione di tutti quelli che sono i nutrienti del cioccolato e l'esaltazione anche degli aspetti organolettici. È un tipo di lavorazione, noi non partiamo da materie prime semilavorate, ma dalla materia prima originaria, le fave di cacao, e questo ci permette di creare un cioccolato secondo le nostre peculiarità ed esigenze, quindi un cioccolato sano, portatore di sorriso, quindi E in questo momento ne abbiamo quanto mai bisogno. assolutamente sì. Per raggiungere questa postazione, confesso, forse da buon giornalista ho dato una sbirciata, c'è tutta l'artigianalità all'interno di questa struttura, ma parliamo di questa vera e propria opera d'arte, no? Anno per Assolutamente. anno, vi caratterizzate per questa presentazione. Lo scorso anno l'Albero della Vita, quest'anno l'omaggio a Dante. Come nasce questa idea? Allora, partiamo dalle dimensioni. L'uovo è un nuovo record. Ogni anno, parliamo di 350 kg di cioccolato, circa 2,50 m di altezza. Ogni anno amiamo dedicarlo a un evento gioioso o comunque che ci affacci verso una speranza, un evento bello che riguardi la città o quantomeno o anche l'Italia. Quest'anno eravamo, come dire, un po' nel dubbio, era un po' difficile trovare un argomento che potesse aiutarci in questo senso e quindi far, come dire, da volano anche al cioccolato e al buon umore. E Marisa Del Vecchio, mia suocera, nonché amministratrice della Gaiden, folgorata, diciamo, da una rilettura di Dante, ha voluto proporre questo tema. Un tema, diciamo, no, più, molto attuale, al giorno d'oggi, nel senso che andando a rileggere anch'io, diciamo che avevo delle reminiscenze scolastiche, quindi avevo perso, diciamo, proprio quelli che erano riferimenti letterari di Dante, andando a leggere alcuni passaggi ci rendiamo conto come il messaggio sia così attuale. Attuale. A proposito di realizzazioni artistiche, a proposito di numeri, abbiamo detto della vostra rivendita, dell'attenzione rispetto alle principali città d'Italia, parliamo anche un po' di infranze. Abbiamo visto in alcuni scatti dei veri e propri Fabio, artisti che si sono cimentati nella realizzazione, diamo merito anche citiamo a loro. uno per tutti, come dire, a testimonianza di tutte le persone che lavorano insieme a noi, Fabio Ceraso, che è il decoratore artista che è riuscito a riprodurre con glassa di zucchero, quindi un tratto molto complesso da utilizzare a pennello e con la sacca a poche, questo vecchio dipinto che raffigura Dante con la Divina Commedia tra le mani. Isidoro Denna definì la nostra azienda all'epoca fabbrica di cioccolato. In realtà la fabbrica di cioccolato è un nome fiabesco, che noi abbiamo una denominazione Fiabesco. fiabesca che noi abbiamo voluto conservare,
ma dopo l'accompagno all'interno vi faccio vedere che in realtà siamo tanti artigiani, ci sono tante postazioni di artigiani, ognuno con le sue capacità e ognuno con la soddisfazione di saper fare un prodotto dall'inizio alla fine. E il viaggio è per questa ragione nel mondo del cioccolato che non poteva che partire da qui, da questa realtà. L'ho chiesto già a Davide, ma lo chiedo anche a Massimo, il permesso di poter poi rubare al suo meta una delle frasi, la nostra frase del giorno. Chiudiamo la puntata così. Mi piace moltissimo l'idea che Automarista, cioè libro, c'è poi Ezio, la Divina Commedia, nel mezzo dei cammini di Quindi nostra nostra vita ci siamo trovati al oscuro, come il momento cupo che stiamo vivendo, la tristezza che pervade tutti noi in questo momento, e poi saltando tutto il resto che lasciamo a voi, come dire, la Certo, voglia di certo. ritornare a leggere si arriva e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Questo è lo spirito di speranza che Dante ci ha voluto lasciare, questa è la visione per buttare il cuore oltre l'ostacolo e guardare avanti. Grazie ancora a Massimo Schisa, ti ricedo la linea Mimmo per un altro collegamento poi poco prima della chiusura. Grazie ancora. Grazie. Sì, grazie, poi ci ricollegheremo nuovamente per i saluti. Continuiamo con la nostra lettura, eravamo alla rubrica del traffico in Campania, siamo sulla tangenziale di Napoli, in zona San Giovanni a Teduccio, traffico regolare, continuiamo ancora, siamo alla solfatara est di Pozzuoli, anche se le immagini delle telecamere non ci sono pervenute. E martedì 23 marzo, primo appuntamento del progetto La filiera della musica, promosso dall'Istituto Comprensivo Cava Carducci Trezza, l'Osservatorio Statale Martucci di Salerno e dal Liceo Musicale De Filippis Galdi di Cava. Noi siamo in collegamento con il maestro Adiutore Loffredo, buongiorno, Buongiorno a lei, a tutti. docente presso il Conservatorio Martucci di Salerno. E allora, che cosa consiste questo seminario di aggiornamento? Beh, guardi, il punto metro, ritmo, tempo, tematiche inerenti alla cultura ritmico intonata nasce soprattutto dall'esigenza di colmare delle profonde lacune nel campo teorico di allievi dell'istituzione di alta formazione artistica musicale, che all'ingresso risultano sprovvisti dei più elementari requisiti teorici e quindi esecutivi, e che tuttavia sono propedeutici al percorso di istruzione e di formazione di livello accademico. Quindi a tal proposito si è posta l'esigenza di gettare le basi per la realizzazione di una filiera musicale che, partendo dall'insegnamento della musica nella scuola primaria, giunga al livello terminale in ambito accademico dopo aver superato i gradi interventi di istruzione superiore di primo a secondo grado, cercando di promuovere delle sinergie e delle collaborazioni per armonizzare i percorsi orientati a formare professionisti competenti e riflessivi, dotati delle necessarie conoscenze, abilità e capacità, è chiaro. Quindi, se l'obiettivo del seminario è quello di affrontare, sperando di risolvere o almeno in parte alcune delle problematiche più rilevanti alla lettura dello spartito, alla lettura ritmica e di conseguenza alla prassi esecutiva, diventa doveroso individuare attraverso delle esperienze di ricerca anche in ambito teorico, analitico e quindi psicopedagogico, percorsi didattici innovativi miranti a migliorare l'approccio alla lettura appunto dello spartito. E quindi il progetto muove dall'esigenza di superare soprattutto la tradizionale didattica del cosiddetto solfeggio parlato, che sebbene vanti una prassi consolidata da oltre un secolo, necessita di un rinnovamento di strategie, quindi che ormai sono superate, i modelli rigidi, disfunzionali rispetto alla realizzazione di obiettivi formativi che sono sempre più complessi e chiaro. Il punto è Progetto questo. indirizzato ai docenti.
Sì, è indirizzato ai docenti, però è importante a tutti i docenti, non solo quelli musicali, ma potrebbe essere utile anche a dei docenti della scuola primaria che si occupano appunto dell'educazione musicale. Ricordiamoci che nella scuola primaria non è prevista una figura professionista. Ecco, sono gli stessi docenti di altre discipline che insegnano musica e quindi ci sarà uno spazio dedicato a loro, ecco, anche a loro. Quest'oggi giornata inaugurale, che cosa prevede il programma di apertura del progetto? Guardi, questo è innanzitutto il cartello d'inizio di questa filiera della musica, un'iniziativa proposta dal MIUR, però che non è mai, almeno a che ne so, non ci sono iniziative del genere, almeno in Campania probabilmente, forse sicuramente siamo i primi. Prevede l'intervento del dirigente dell'Istituto Comprensivo Carducci Trezza, del liceo classico musicale Marco Galli e del conservatorio. Ci saranno i tre dirigenti che in pochi minuti saluteranno la platea e poi chiaramente ci sarà il mio seminario che getterà le basi, speriamo, per un effetto domino in tutte le scuole medie, i licei della provincia, quindi della regione e così via. Maestro, la ringrazio di essere stato con noi questa mattina, le faccio i migliori in Grazie bocca al lupo per la lezione di stasera. a Un voi. saluto Arriva in alle lupo. scuole che sappiamo che ci stanno seguendo quest'oggi con tanto interesse. Buona giornata. Grazie e buona giornata a lei. Bene, continuiamo con la lettura. E oggi è la giornata mondiale della meteorologia. Che cos'è, quando cade e cosa si celebra? Il 23 marzo è la giornata mondiale della meteorologia, un evento che ricorre il giorno della nascita dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale che ogni anno attira l'attenzione su un importante tema di attualità, l'oceano, il nostro clima e il tempo, è l'argomento del 2021. In Italia la giornata si celebra con un evento in live streaming sulla piattaforma dell'Università dell'Aquila. Restiamo in tema, andiamo a vedere quali sono le previsioni meteo per la Campania. Ricordiamo che è in vigore un'allerta meteo per il forte vento fino alla mezzanotte. E la regione è costellata da una certa variabilità, qualche piovasco sulla parte orientale della Campania, e invece annuvolamenti. Sulla parte invece tirrenica occidentale. Siamo alla Repubblica, l'economia, Amazon al via la protesta per i sindacati, adesioni in media al 75%, l'azienda le limita al 10-20%. A Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, sede del centro più importante in Italia del colosso delle vendite online, oltre 600 dipendenti a tempo indeterminato, presidio davanti ai magazzini dalle 11.30 alle 14.30. I sindacati, se l'azienda non vorrà sedersi al tavolo con noi per trattare migliori condizioni di lavoro, ci fermeremo ancora. Siamo a Il Mattino di Napoli, sparatorio in un supermercato in Colorado, 10 vittime, uno è un poliziotto. Pfizer, 1 milione di dosi alle regioni, ecco anche i militari e le iniezioni, ventenni ora più vaccinati dei settantenni, del resto l'età media dei contagi si è abbassata di molto rispetto alla prima ondata. Scuole in Italia aperte dopo Pasqua, le fughe dal vaccino non frenano il piano. Siamo allo sport, sul sito della Gazzetta, Serie A in TV, oggi si decide sui diritti. DAZN, ci siamo? L'assemblea di questo pomeriggio potrebbe assegnare i pacchetti, offerte valide fino al 29. L'obiettivo è evitare di annullare il bando. Serve una maggioranza di 14 voti. Siamo al Corriere dello Sport. Incredibile Ibrahimovic scoppia in lacrime in conferenza in Svezia. L'attaccante del Milan, che è ritornato in nazionale, è decisamente emozionato. In conferenza stampa ha promesso di essere decisivo.
Roma, Zeco, allarme infortunio, esami strumentali in Finlandia. Il momento no della Juventus, Dybala soffro a stare fuori, ora 2 mesi per combattere. Il Napoli celebra Mertens che fa 100 gol in Serie A e manda un messaggio di sfida a Lukaku. Siamo in chiusura, io mi ricollegherei con Napoli, con il nostro direttore che è in squisita compagnia, diremmo, eh. No, io Buona e squisita compagnia. quest'oggi ti faccio interloquire direttamente con Dante, non so l'onore che puoi provare in questo Ammazia, momento, sicuramente. proprio perché approfittiamo chiaramente di Dante e di un'opera d'arte. Le frasi a questo punto sono due, lascio a te la lettura di questa prima frase. Allora leggo, uomini siate. Uomini. Se leggo Non bene. pecore matte, Uomini sì, leggi siate e bene, non leggi pecore bene, sì. matte. Beh, la mia attenzione in realtà è Saggio, focalizzata, quindi un messaggio doveroso, uscimmo a arrivederle rivedere stelle. le Eh sì, è questa la frase che non può comparci in questo momento. Il fondo di questa frase, in questo momento, in questa infatti, è il cioccolato. Abbiamo parlato Sì. delle sue proprietà, abbiamo parlato della necessità di trasmettere attività in questo momento, è uno degli obiettivi di Daytime in questo periodo storico, non può essere questo. Ecco ancora la visione dell'uovo, chissà quale sorpresa al suo interno. Salutiamo il Grazie a te, Mimmo, e sommo grazie poeta. ai nostri Ricordiamolo quest'anno, telespettatori. ricorrono i 700 anni dalla morte. Siamo in chiusura, noi vi ringraziamo di averci seguito. Vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione di Daytime. Buona giornata.